Nono reggimento d'assalto paracadutisti col Moschin. Ciao, sono Marco, ex ufficiale della Marina Militare in congedo e attuale responsabile di Concorsi Militari Academy, e ti do il benvenuto in questo nuovo video di approfondimento sulle forze armate e forze di polizia. Prima di iniziare, ricordati di mettere un mi piace, di iscriverti al canale per rimanere aggiornato su tutte le nostre novità ed eventualmente, se hai domande o dubbi, di scriverlo nei commenti. Eccoci in un nuovo video che riguarda appunto i corpi speciali. Andremo a definire poi più avanti cosa sono i corpi speciali, come abbiamo visto anche e come vedremo anche in altri video di approfondimento appunto degli stessi, e andremo a sottolineare l'importanza di questo corpo e l'importanza della sua storia all'interno di questo contesto. La base operativa del nono reggimento col Moschin è a Livorno, a base Pannucci. La parte invece addestrativa fa riferimento a pochi passi da Livorno alla caserma situata a Pisa, a pochi passi dalla foce del fiume Arno. Col Moschin, da cosa deriva questo nome? Deriva dalle vicende eroiche avvenute durante la Prima Guerra Mondiale che hanno interessato gli Arditi, che durante un'operazione vicino al Monte Grappa hanno ripreso il colle Moschin, e da qui è derivato, da questo gesto di coraggio estremo da parte degli Arditi, il nome di questo reggimento. Il nono reggimento è l'unico ad essere stato interessato dalla Seconda Guerra Mondiale, quindi dal dopoguerra in poi, a tutte quelle che sono le missioni a cui l'Italia ha partecipato all'estero. Adesso andremo insieme a vedere quelle che sono le fasi di preparazione e appunto di corso per ambire a diventare incursori del nono reggimento d'assalto paracadutisti col Moschin. Fase selettiva, che si divide proprio in un vero pre-tirocinio e un tirocinio vero e proprio. Durante la fase di preselezione, quindi di pre-tirocinio, vengono effettuate le seguenti prove. Corsa piana di 2000 metri entro 8 minuti e 20, trazione alla sbarra, minimo 10 in un minuto, piegamenti sulle braccia, minimo 30 in un minuto, piegamenti alle parallele, minimo 10 in un minuto, piegamenti addominali, minimo 40 in un minuto, salita alla fune, 4 metri entro 1 minuto e 45, salto in alto, minimo 1,20 m, marcia celere, quindi 7 km entro 45 minuti in uniforme da combattimento e servizi, marcia zavorrata, 10 km con zaino da 10 kg, prova di apnea in piscina, 15 metri lineari in uniforme da combattimento e servizi senza stivaletti, e prova di galleggiamento, minimo 5 minuti nello stesso uniforme. Prova di nuoto, 50 metri entro 2 minuti e 15, sempre in uniforme da combattimento. Al termine di questa fase di preselezione abbiamo il vero e proprio tirocinio di selezione, durante il quale vengono effettuate 5 marce zavorrate, delle prove di ardimento e test di acquaticità e anche in ambienti anfibi. La fase seguente è quella della fase formativa comune, che dura all'incirca 19 settimane. Qui all'interno sia gli incursori con altri reparti dell'esercito effettuano il corso di paracadutismo, che dura all'incirca 4 settimane, il corso OBOS, ossia operatore basico per operazioni speciali, che dura all'incirca 15 settimane, dove all'interno di esse agli aspiranti incursori vengono date dei potenziamenti a livello fisico e di resistenza fisica e vengono indottrinati in quella che è la formazione a livello teorico pratico, sia sulla topografia che sulle marce topografiche e sull'apprendimento appunto delle tecniche di orientamento e di navigazione. La fase successiva è quella di formazione specialistica, che si divide nel corso combattimento per forze speciali e nel corso combattimento avanzato per forze speciali. All'interno del primo vengono effettuati vari moduli che prevedono sia la sopravvivenza, l'evasione e la fuga e ovviamente la resistenza agli interrogatori, che sono un po' la peculiarità di questi reparti, una parte sul maneggio degli esplosivi, una parte successiva anche sul combat medic e tutte quelle operazioni mediche che coinvolgono appunto militari feriti in operazioni speciali, modulo operatore radio per forze speciali e le procedure tecnico-tattiche per tutte quelle che sono le forze speciali, quindi esempi proprio a livello operativo, tattico e strategico di quelle che sono le mansioni che dovranno effettuare un giorno gli incursori.
La fase finale è quella dell'abilitazione da incursore. Al termine appunto di questo corso vengono fatti numerosi corsi di aggiornamento e di abilitazione per tutti gli incursori. Il corso di mobilità anfibia, il corso paracadutismo in caduta anche libera, quindi a seguito del primo corso di brevetto militare appunto, quindi del lancio con l'arma, c'è anche il corso di paracadutismo con tecnica della caduta libera, che ovviamente è uno stato avanzato dello stesso. Corso basico addestramento alpinistico, CA1 nel particolare, e corso basico di addestramento sciistico a seguire. Inoltre, caratteristica essenziale per quanto riguarda la componente delle forze speciali è la conoscenza delle lingue straniere e come modulo finale viene fatto erogato anche un corso di inglese a livello proprio di difesa per aumentare il livello di inglese degli operatori stessi. Al termine di questo lungo percorso formativo, i candidati ricevono l'agognato brevetto da incursore paracadutista e transitano in una compagnia operativa con la quale continuano il loro addestramento. Finita la panoramica di quello che è il corso per entrare a far parte del 9° reggimento d'assalto col Moschin, arriviamo a quelli che sono i compiti e all'interesse e l'importanza a livello proprio geopolitico di queste operazioni. Gli incursori del 9° hanno svolto, come prima accennavamo, tutte le missioni, quindi sono stati presenti in tutti i teatri operativi di guerra che hanno interessato il nostro paese dal dopoguerra ai giorni d'oggi. La comprensione del livello in cui operano i corpi speciali, quindi a livello strategico, viene delineata a livello geopolitico come la missione, quindi l'operazione, che cambia le sorti di quello che è il disegno globale della difesa e quindi dell'impegno che l'Italia ha come disegno personale, strategico e politico per il suo futuro. Siamo arrivati anche oggi alla conclusione di questo video. Fatemi sapere se volete saperne di più riguardo alla storia del reggimento, alle varie medaglie d'oro che riguardano appunto il reggimento stesso o la storia per definirlo tale. Detto questo, ci vediamo nel prossimo video.